siamo qui davanti all'INPS per evidenziare la carenza di personale che questa sede lamenta da tanto. È arrivato ormai al limite insostenibile. Il personale manca in realtà in tutta l'INPS regionale, ma Trieste paga pegno per l'ultimo concorso al quale non sono stati forniti personale nuovo, non è stato dato alla sede di Trieste per un algoritmo di INPS, e quindi noi siamo qui a lamentare che adesso entro dicembre andranno in pensione altre unità, circa 30 persone sembra, e quindi dovremmo trovarci a una situazione veramente allucinante da non riuscire più a dare i servizi all'utenza. Quindi i sindacati CGIL e CISL e UIL hanno parlato con il prefetto e siamo qui oggi a ricordare e a sollecitare un intervento a sede romana per il prossimo concorso, perché Trieste venga inserita con dei posti per garantire i servizi all'utenza di Trieste. Bene, siamo qua oggi per protestare perché è qualcosa di vergognoso che l'INPS, anche questo è un momento che ha subito una pandemia così, è stato un lavoro altamente professionale però anche altamente faticoso, venga poi smantellato dal personale e addirittura si pensa di trasferire gli uffici dell'INPS in un'altra sede, nella sede di Venezia. Quindi noi siamo qua oggi per dire che non vogliamo assolutamente lo spostamento dell'INPS, vogliamo un rafforzamento dell'organico dell'INPS anche per rispetto di quei cittadini che hanno bisogno di questo servizio essenziale per il nostro paese. Come CGIL e CISL e UIL da tempo che denunciamo le gravi carenze di organico dell'INPS di Trieste. Nel 2014 c'erano 150 lavoratori, oggi ce ne sono neanche 70 e a fine anno ulteriori persone andranno in quiescenza. Abbiamo grande preoccupazione per lo stato dei servizi, per i servizi che verranno erogati ai cittadini. Serve assolutamente che nel concorso 2022 arrivino nuove risorse umane all'INPS di Trieste, anche perché nella gestione della fase post-pandemica cresceranno ulteriormente le prestazioni. Siamo andati dal prefetto, abbiamo incontrato il direttore dell'INPS, stiamo facendo delle pressioni a livello politico. A oggi abbiamo avuto solo una generica presa d'atto del problema da parte dell'INPS nazionale. Abbiamo bisogno di certezza, abbiamo bisogno di garanzie che a Trieste verranno inserite nuove risorse umane nel 2021.